Allora do velocemente la parola a Don Angelo Tomasello, lo conosciamo tutti, direttore dell'ufficio diocesano per la catechesi, nonché parroco della parrocchia San Giuseppe Cottolengo, che farà una presentazione sintetica, perché ormai fra l'altro il testo in questi anni è più volte circolato nelle varie bozze e comunque oggi c'è l'edizione definitiva, una presentazione sintetica del progetto. Subito dopo, subito dopo eh, sarete chiamati a dare qualche informazione, tutti per domani l'anticipo, per evitare che ci possa essere domani ugualmente questo stato di cose che non fa partecipare agevolmente, stando all'impiedi per diverse ore, all'Assemblea. Quindi, dopo l'intervento di. Di Don Angelo eh, vediamo un po' insieme di trovare una soluzione. Il mio intervento sarà, spero, breve. Dice che quando si comincia così è una cosa no, non buona. E parto da una domanda che ci siamo fatti tutti. Perché cambiare? Noi siamo figli di un, di un detto in siciliano che dice che è meglio il cattivo, il male che conosciamo, piuttosto che il buono o un bene sconosciuto. È meglio affidarsi a qualcuno o a qualcosa, anche con dei difetti. Ma già si conosce, si sa come affrontarlo piuttosto che a qualcuno o a qualcosa di sconosciuto che, pur sembrando buono, potrebbe dimostrarsi peggio. Un cambiamento spezza sempre, senza troppi complimenti, una calma che magari si è arrivata a detestare, ma che è a cose fatte. Si rimpiange con tutto il cuore perché prima di allora la vita c'era sembrata normale, sonnolenta, però sicura. Per preparare questo mio intervento sono andata a vedere, adesso lo dirò: sono andato a vedere le risposte che sono state date anni fa a un questionario che è stato somministrato a tutti i parroci. E nella stragrande maggioranza delle risposte si auspicava un cambiamento. Tutti dicevano basta, non si può andare avanti così, non ce la facciamo, i ragazzi se ne vanno, i ragazzi ci abbandonano, le chiese sono vuote, le chiese si svuotano. Ecco, questo era tutto quello che si auspicava. Adesso che però abbiamo il cambiamento abbiamo paura, lo diceva l'arcivescovo, la fobia, abbiamo la paura e forse vorremmo rimanere come eravamo perché vabbè, era brutto, però almeno avevamo le nostre sicurezze. Vi voglio, eh, voglio condividere con voi così un po' lo stato dell'arte dell'iniziazione cristiana in questo momento, fino a questo momento come è funzionata l'iniziazione cristiana nelle nostre parrocchie? Innanzitutto c'è stata una grande eterogeneità. Eh, ci sono parrocchie eh, che fanno due anni, ci sono parrocchie che facevano tre anni, eh, ci sono parrocchie che hanno fatto in via sperimentale un anno, con la presenza coercitiva quasi dei genitori. Eh, ci sono delle parrocchie che hanno utilizzato i catechismi della CEI, ci sono parrocchie che hanno utilizzato i catechismi della CEI utilizzando anche eh, i vari sussidi che le varie case editrici hanno messo in circolazione, ci sono delle, degli altri percorsi parrocchiali, eh, proprio eh, singoli di ogni parrocchia, ci sono i metodi associativi, c'è cioè il metodo dell'azione cattolica ma anche di altri movimenti. Ma anche dal punto di vista della celebrazione dei sacramenti, in alcune parrocchie si è provato a fare insieme la celebrazione, e quindi il completamento dell'iniziazione cristiana, amministrando nella stessa celebrazione il sacramento della confermazione e poi la, la prima comunione. Quindi c'è stata una certa eterogeneità. Ecco il progetto ha il desiderio di ricondurre all'unicità, che non significa omologare. Perché qualcuno potrebbe dire: allora dobbiamo essere tutti uguali. Non è un'omologazione, ma è avere dei punti fermi e chiari, avere delle linee comuni. L'iniziazione cristiana, questo lo sappiamo, non sto scoprendo l'acqua calda: è lo sforzo maggiore delle parrocchie per energie profuse, per quantità di persone coinvolte, per il tempo impiegato. Per le strutture adoperate. Eppure, questo sforzo, che è uno sforzo che non si può non fare, una parrocchia non può non fare questo sforzo di fare l'iniziazione cristiana, in realtà, questo sforzo tante volte, se non proprio infecondo, comunque non è fecondo per quanto ci si aspetterebbe. Perché, completato l'album dei sacramenti, si assiste a un'emorragia. Che dissangua il corpo delle nostre comunità, che per tanti versi è già anemico, perché toglie le future generazioni. Timbrati i cartellini dei sacramenti, dopo che ci sarà stata la messa a posto, non si avrà più bisogno della comunità cristiana. Questo è quello che è successo finora. Io sto soltanto cercando di dare lo stato dell'arte della catechesi e dell'iniziazione cristiana. Noi veniamo da un, una considerazione dovuta a Benedetto Croce che nel 1942 pubblica un testo in cui afferma la famosa frase non possiamo non dirci cristiani. E noi ci siamo cullati a lungo su questa affermazione di Benedetto Croce. È vero, in Italia non possiamo non dirci cristiani. Ma questa cosa, ripeto, ci ha portato a cullarci. Perché oggi ci rendiamo conto, apriamo gli occhi e ci rendiamo conto che la nostra società non è più naturalmente cristiana come più o meno un secolo fa. Nonostante ci siano tante manifestazioni di fede che riempiono i nostri calendari, notiamo una grande differenza tra la devozione ai nostri santi, che è certamente genuina, ed una vita cristiana che però stenta a mettere al centro l'Eucaristia domenicale, l'ascolto della parola e un consapevole accompagnamento alle nuove generazioni che devono essere accompagnate e introdotte alla vita cristiana. La nota pastorale della CEI del 2004, quindi vent'anni 20 fa, che si chiamava Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, diceva questo. Non si può più dare per scontato che si sappia chi è Gesù Cristo, che si conosca il Vangelo, che si abbia una qualche esperienza di fede. Non possiamo più dare per scontato che gli adulti conoscano e abbiano fatto esperienza della salvezza in Gesù Cristo. Non possiamo più nemmeno pensare che chi oggi chiede i sacramenti abbia fede. E allora ci diciamo, l'arcivescovo lo ha detto e lo dice nell'introduzione, e noi lo ce lo possiamo dire, che il tempo della cristianitas è finito, il tempo della quantità è finito, adesso deve iniziare il tempo della qualità. Tertulliano diceva... Che cristiani non si nasce, ma si diventa. Eh, divenire cristiani è un processo, è un divenire, è un processo che riguarda la vita intera, non c'è un momento in cui possiamo dire siamo arrivati, è un continuo: eh, è un continuo, un continuo andare, un continuo camminare. E questo nostro tempo che è così, così come l'ha descritto l'arcivescovo e così come sto cercando di raccontarvelo io. Questo nostro tempo, che è un tempo eh, per certi versi difficile, in realtà è il tempo in cui per certi versi Gesù ha iniziato la sua missione. Vi ricordate che nel Vangelo si dice che a un certo punto Gesù inizia la missione e la inizia nella Galilea delle genti, che era un modo simpatico per dire che la inizia in mezzo a gente che veniva ritenuta dagli, dagli altri ebrei gente con cui non avere niente a che fare. Il termine Galileo, tra le altre accezioni, c'è anche il termine di bastardo. Quindi che Gesù cominci in un, stor in un contesto geografico terribile, in un momento storico terribile, hanno appena ucciso Giovanni il Battista, ma Gesù inizia lo stesso. E allora questo nostro tempo, che per certi versi ci sembra brutto, ed è brutto, in realtà è il tempo del, in cui noi lo che deve essere abitato dalla nostra responsabilità. Consapevoli, lo diceva l'arcivescovo, che il passato non tornerà più, non ci saranno più i tempi in cui le famiglie erano le prime deputate all'educazione cristiana, o comunque le nostre comunità erano capaci di, di, di raccogliere tutti i bambini di un quartiere o tutti i bambini di una, di una zona pastorale. Però noi siamo chiamati ad essere credenti oggi, in un periodo storico nel quale... Di questo dobbiamo esserne certi. Lo Spirito Santo continua ad operare e allora questo non è più il tempo di fare il catechismo ai bambini, non è il tempo di dare delle nozioni ai bambini, non è il tempo di tentare l'indottrinamento dei bambini, non è più il tempo di un annuncio finalizzato soltanto a ricevere i sacramenti senza un cammino di fede comunitario. Non è più il tempo in cui i genitori, gli adulti, ecco parliamo di adulti, non solo di genitori, di adulti di riferimento, non possono essere coinvolti soltanto perché sono i genitori dei bambini che fanno il catechismo, non è più quel tempo. È il tempo del cambio della mentalità, è il, del, è il tempo del cambio della prospettiva e del cambio di azione. È il tempo in cui tutti, indistintamente, ci ricordiamo che siamo semplicemente apprendisti della fede, perché la nostra fede è un continuo inizio, è un itinerario, è un andare. È il tempo, questo, della catechesi per la vita, dell'introduzione alla vita cristiana. Non si tratta soltanto di fare più il catechismo in vista dei sacramenti. E quindi è il tempo del coinvolgimento pieno della comunità e quando si parla di comunità si dice che in questa comunità bisogna far coinvolgere o far sentire coinvolti o meglio coinvolgere tutti, chiunque, chi che sia ad ogni età è il tempo in cui gli adulti di riferimento devono riscoprire che devono essere i primi educatori della fede per i loro, per i loro ragazzi per i loro bambini e allora questo mi piace, cate... Mi piace dire che questo progetto catechistico in realtà non è solo un progetto catechistico, è un progetto pastorale, perché cambia, deve cambiare la mentalità pastorale delle nostre parrocchie, ma in generale della nostra diocesi. Dobbiamo ricordarci che la catechesi non è un aspetto della vita di una comunità. Finora è andata avanti così, ci sono stati i catechisti che si sono occupati, qualche volta anche i parroci si sono occupati, ma in realtà non era una cosa che riguardava la parrocchia, anzi forse in certi momenti, soprattutto quando si facevano le prime comunioni, si dava fastidio al resto della comunità, perché queste comunioni ogni settimana, eh, io non posso partecipare a quella messa perché era più comoda, ma quando finiscono queste comunioni? Ecco, è finito il tempo, è finito questo tempo. È finito questo tempo è, il tempo, è il tempo finalmente in cui la catechesi deve ritornare ad essere il centro della vita della, della, della Chiesa. Il primo annuncio, non è il primo annuncio perché si fa una volta e non si fa più. Il chierigma è una cosa che ci, dovrebbe, ci dovremmo ripetere quotidianamente sempre. Che Gesù Cristo è il Figlio di Dio che è morto sulla croce ed è risorto, questa cosa noi ce la dovremmo ripetere sempre, non è che perché ce l'hanno detto una volta c'è bastata. E Allora, la, non, ripeto, non è un progetto solamente catechistico diocesano, ma è un progetto pastorale diocesano, è un progetto che riguarda eh, proprio tutta, tutta la comunità diocesana, tutte le comunità parrocchiali. Abbiamo sentito più volte parlare di ispirazione catecumenale. Il direttorio generale della catechesi del 97 diceva che dato che la missione ad gentes è il paradigma di tutta l'azione missionaria della Chiesa, il catecumenato battesimale che le è congiunto è il modello ispiratore della sua azione catechizzatrice. In particolare ci sono state numerose sperimentazioni attuate nell'ultimo decennio che hanno mostrato che l'itinerario catecumenale rappresenta una prospettiva opportuna anche per ripensare i cammini dei battezzati, bambini e ragazzi che completano l'iniziazione cristiana, ma anche giovani adulti che domandano la confermazione e l'Eucaristia. Poiché si ha a che fare con persone che hanno già ricevuto il battesimo, quindi si tratta di cogliere un'ispirazione catecumenale, ma questo va fatto con riferimento analogico. È chiaro che noi siamo dinanzi a bambini che comunque hanno ricevuto il battesimo, ma che devono completare l'iniziazione cristiana. E proprio per questo motivo, per analogia, dice eh, incontriamo Gesù. Si può utilizzare questa ispirazione catecumenale ed è quello che il progetto ha cercato, ha cercato di fare. La Chiesa italiana è da un po' che riflette sull'iniziazione cristiana. Vi ricorderete che nel 97, nel 99, nel 2003, la CEI ha pubblicato delle note proprio sull'iniziazione cristiana. La prima nota diceva orientamento per il catecumenato degli adulti. La seconda nota diceva orientamenti per l'iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni. E poi la più recente, quella del 2003, diceva orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell'iniziazione cristiana in età adulta. Ecco quindi questa iniziazione cristiana non è qualcosa che ci siamo inventati noi, non è qualcosa che si è inventato la nostra diocesi. La Chiesa italiana da più di vent'anni, forse anche da trenta, forse se ci mettiamo il del documento base, la Chiesa mondiale da più di cinquant'anni riflette sull'esigenza di ripartire dal cammino catecumenale. Dire, parlare di ispirazione catecumenale ha delle indicazioni che condivido con voi. Innanzitutto il percorso dell'iniziazione cristiana dipende dalla grazia di Dio e dalla collaborazione del catecumen. In altri termini i nostri ragazzi diventano protagonisti in prima persona del percorso che fanno, non lo devono subire, non lo possono subire, devono essere i protagonisti, devono essere loro i primi a decidersi se fare o non fare quel cammino. Poi il percorso di iniziazione cristiana va sviluppato non come qualche cosa a parte, ma nella vita ordinaria della comunità e deve avere come centro l'anno liturgico e come centro soprattutto la celebrazione eucaristica domenicale. Poi, i sacramenti vanno recuperati ed è opportuno, così come è stata fatta la scelta, di conferire nella stessa celebrazione, nell'ordine corretto, questo, il completamento dell'iniziazione cristiana, quindi con l'amministrazione della cresima, della confermazione e dell'Eucaristia. E quindi questa gradualità del percorso che viene dalla maturazione del catecumeno, che è segnato da passaggi attraverso degli adeguati riti. Non siamo tutti che partiamo e arriviamo, non siamo a scuola dove tu ti iscrivi al primo anno e arrivi in quinta elementare e tutto così, non è qui. Adesso noi dobbiamo provare a ricordarci che ognuno di noi è protagonista della sua scelta di fede. Non è una scelta che fa qualcun altro al posto nostro, ma è una scelta di fede che facciamo noi singolarmente. E soprattutto questa catechesi che si dovrà proporre. Dovrà essere una catechesi che dovrà essere completa e integrale, non più finalizzata a, ma deve condurre a un cambiamento di vita. Questa scelta del progetto catechistico, questo, il progetto catechistico arriva non dall'oggi al domani. Non arriva una mattina, qualcuno si è svegliato e ha deciso che si doveva fare questo. Ma è una scelta di comunione. Ha una lunga gestazione questo progetto. Eh, mi piace fare, fare iniziare la gestazione di questo progetto a Incontriamo Gesù nel 2004, quando. Nel 2014, scusate, quando a partire dalla pubblicazione di questi orientamenti l'ufficio catechistico si è impegnato a diffondere in maniera capillare, a sensibilizzare in maniera capillare questa, questa nota della CEI in cui si parlava proprio dell'ispirazione catecumenale della catechesi. E nel, già a partire dal 2014 tante parrocchie sono state eh, coinvolte nella presentazione di questo, eh, di questo documento della Conferenza Episcopale Italiana. E sono stati fatti anche dei mini convegni svolti in tutto il territorio diocesano. Alla fine venne chiesta ad ogni comunità parrocchiale di dire se e quanto era stato recepito di questo, di questo documento. Poi nel 2016, a partire dal 2016 con l'arrivo dell'arcivescovo, eh, l'arcivescovo ha espresso il fermo proposito di rivedere e rinnovare la prassi dell'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Nel 2019 è stata istituita una commissione che approntò e diffuse lo citavo poco fa, il questionario per la rilevazione e l'orientamento della prassi pastorale dell'iniziazione cristiana nelle comunità ecclesiali della nostra arcidiocesi. Ogni parrocchia ha ricevuto questo questionario, i parroci, eh, sentiti i catechisti, sentiti ovviamente gli organi di partecipazione, hanno risposto a questo questionario. I risultati di questa consultazione sono stati raccolti nella sintesi delle risposte e sono stati accompagnati dalle considerazioni a cura della stessa commissione e questo, questa, queste considerazioni sono diventate oggetto di discernimento per gli organi di partecipazione diocesana, il consiglio pastorale e il consiglio presbiterale. Nel frattempo è arrivata la pandemia. E quando è arrivata la pandemia, forse a un certo punto abbiamo anche tirato un sospiro di sollievo, nel senso che quando è arrivata la pandemia e poi siamo tornati alla vita normale, non ci è sembrata più brutta la vita che facevamo. In realtà, invece nelle risposte che era stato dato si diceva chiaramente che non si poteva andare più avanti in quella maniera. Però ecco, dopo la pandemia un po' abbiamo avuto eh, ci siamo dovuti riassestare, ma dopo la pandemia il vescovo ha dato mandato agli uffici pastorali diocesani di arrivare a una proposta concreta e nel maggio del 2022 è stato organizzato un seminario. Eh, in vista dell'elaborazione di questo progetto. A quella, a quella esperienza erano presenti il vicario generale, il direttore dell'ufficio pastorale, i membri dell'ufficio liturgico diocesano, i membri dell'ufficio catechistico diocesano, i, i membri della pastorale familiare, della caritas e del servizio diocesano per il catecumenato. Nel marzo del 2023... L'ufficio catechistico diocesano ha organizzato un seminario dal titolo emblematico Se non ora, quando. Si è trattato in quell'incontro, in quel seminario, eh, di ispirazione catecumenale della catechesi e ci siamo resi conto che non si poteva più tergiversare, ma era arrivato il momento finalmente di fare questa svolta. Sulla base di tutte queste indicazioni ricevute, soprattutto dagli organi di partecipazione, il Consiglio Pastorale Diocesano e il Consiglio Presbiterale, nell'estate del 2023, una commissione ristretta ha redatto il progetto, che non è il progetto che avete in mano, perché questo progetto da settembre 2023 a giugno 2024, poco fa. Eh, Monsignor Oliveri lo diceva, e circo, sono circolate le bozze perché c'era un continuo provare ad aggiustare, un continuo provare ad assestare, un continuo provare a limare. Ma come diceva l'arcivescovo poco fa, anche su questo è chiaro che si, dovrà, si, si potranno e ci sarà probabilmente anche la necessità eventualmente nel cammino di approntare delle ulteriori modifiche. Queste bozze del progetto, ripeto da settembre 2023 a giugno 2024, sono state nuovamente oggetto della riflessione e del discernimento di tutti gli organi di partecipazione diocesana, del Consiglio Pastorale, del Consiglio Presbiterale, ma anche delle assemblee di clero, sia quelle unitarie sia quelle di vicariato. E allora questo progetto. Perché vi ho, vi ho raccontato la storia di, questa, di questo progetto? Perché dobbiamo avere certezza e forse anche un pizzico di orgoglio, ce lo dobbiamo avere. E sapete, l'orgoglio a volte non è proprio brutto. L'orgoglio di dire che noi questo progetto lo abbiamo fatto in maniera sinodale quando ancora il Papa non aveva parlato di sinodo. Diciamo, non perché ci vogliamo vantare, però ogni tanto ce lo diciamo pure che noi abbiamo operato in questi anni in maniera sinodale, sono stati coinvolti tutti gli organi che era necessario coinvolgere. Non ci può essere nessuno dopo tutto questo cammino che possa dire, Ma io non ne sapevo niente. Non ci può essere nessuno che possa dire, Ma io non sapevo che ci sarebbe stato questo cambiamento, perché ripeto, questo cambiamento è stato. Iniziato nel 2014 con Incontriamo Gesù, ma poi dall'arrivo dell'Arcivescovo dal 2016 a oggi, quindi sono otto anni, dal 2016 a oggi si è parlato in continuazione di tutto questo. E allora questo progetto è necessariamente qualcosa che dice condivisione e che dice la partecipazione ovviamente di tutti. Il documento che, in che avete in mano, molti, alcuni non ce l'hanno, io Ok, devo andare a concludere. Eh, il documento che avete in mano è un documento denso e sintetico. Denso e sintetico significa che l'essenziale c'è tutto, però deve essere accolto nella consapevolezza che... Eh, deve riguardare tutti i vari soggetti e i vari attori dell'iniziazione cristiana. Ma vi dicevo pure che è sintetico, quindi non è un manuale, è un quadro di riferimento per approntare e affrontare i cambiamenti richiesti. L'articolazione vede i criteri generali, le note metodologiche, una panoramica del percorso e alcuni schemi e formule che aiutano l'iniziazione alla vita liturgica e alla preghiera. Eh, io volevo, e chiudo, ecco. volevo eh, leggervi il numero 7 del catechismo per l'iniziazione dell'accoglienza del catechismo per l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi nota per l'accoglienza e l'utilizzazione del catechismo della CEI del 91. Si diceva, si dice in quel testo, sono i catechismi che eh, ci ricordiamo tutti. Si tratta di un cammino diffuso nel tempo e scandito dall'ascolto della parola, dalla celebrazione e dalla testimonianza dei discepoli del Signore attraverso il quale il credente compie un apprendistato globale nella vita cristiana, si impegna ad una scelta di fede e a vivere come figlio di Dio ed è assimilato con il battesimo, la confermazione e l'Eucaristia al mistero pasquale di Cristo nella Chiesa. Questo progetto, lo dicevo e lo dico per concludere, non è solo un progetto catechistico, ma è e deve essere Necessariamente un progetto che deve riguardare una svolta e una rivoluzione della, nella pastorale delle nostre, delle nostre comunità. Diceva al, Incontriamo Gesù al numero 7, la catechesi. A servizio dell'iniziazione cristiana è l'anello necessario tra l'azione missionaria che chiama alla fede e l'azione pastorale che alimenta continuamente la comunità cristiana. Si tratta pertanto di un'azione basilare e fondamentale. E allora capite che non è un problema di un anno, due anni. Tre anni, quattro anni, cinque anni, che poi io sta cosa dei cinque anni faccio fatica a capire da dove è venuta fuori, perché se guardate, se guardate lo schema, la comunione non si fa dopo cinque anni, se dobbiamo parlare proprio in termini terra-terra. Guardate lo schema, poi quando avrete in mano il, la cosa che mi ha fatto, che, che probabilmente è più triste, è che molti di noi mi ci metto forse pure io. Molti di noi, anziché muoverci o muovere anche delle critiche a partire dal documento, abbiamo mosso delle critiche a partire da quello che altri hanno scritto sul documento. Io vi consiglio, così, fraternamente, leggete questo documento. Certamente avrete le idee molto più chiare su tante cose. E. Non lasciamoci prendere dallo scoraggiamento dei tempi lunghi, perché se è vero come è vero che l'auspicio è quello di avere delle comunità più forti, più vere, più coinvolgenti, più accattivanti, certamente noi tra qualche anno manco ce lo ricorderemo più che abbiamo avuto sta svolta sarà talmente una cosa che sarà entrata nella nostra vita comunitaria che manco ci ricorderemo più come si faceva il catechismo una volta. E questa è la cosa che mi auguro per tutti noi.